Ben trovati amici di Gazzetta Biancoceleste, dallo Stadio Olimpico di Roma. C'è tutto il tempo, la maniera e l'opportunità per approfondire questa partita che diventa certamente importante sia da un punto di vista di classifica che anche a livello psicologico per la squadra di Simone Inzaghi. Ho con me l'amico direttore di Sport Press 24, non potevo esimermi, al di là dell'amicizia che ci accompagna da lungo tempo, anche per sottrarlo ai suoi doveri professionali. Direttore, ben trovato. Salve, buonasera, buonasera a tutti. Allora Stefano, è una prima valutazione questa da fare. La Lazio viene da diversi risultati consecutivi importanti, in particolare ha dato una grandissima prova di carattere sotto tutti i punti di vista proprio in quel di Bergamo contro l'Atalanta, che io mi sono permesso di dire come Gazzetta Biancoceleste, del saccente mister Gasperini. Subito una tua forza, Lazio! Sicuramente la Lazio viene da un momento molto positivo, visto il risultato importante acquisito domenica scorsa a Bergamo. È naturale che la vittoria contro l'Atalanta va oltre le aspettative biancocelesti, perché aver vinto contro la Roma nel derby, aver vinto contro l'Atalanta, che è una diretta concorrente alla zona UEFA, in un ambiente molto ostile alla Lazio, sicuramente è una partita che dà molto morale agli uomini di Inzaghi. È anche vero, come hai detto bene tu, che la vittoria ha sicuramente dato una spinta in più, visto quello che c'è nel trascorso tra la società biancoceleste e questo allenatore Gasperini, che in un modo o nell'altro cerca sempre un po' di alimentare in maniera negativa le chiacchiere intorno alle due squadre. Direttore, non è molto simpatico questo tecnico, pur bravo per quello che ha costruito con la bella conferma, perché non la definirei più realtà, Atalanta, ma resta il fatto che effettivamente per ogni risultato negativo della sua squadra debba esternare alcune considerazioni che, a mio avviso, sia da un punto di vista di appeal che da un punto di vista proprio della comunicazione in generale, potrebbe essere evitabile. Assolutamente sì, anche perché l'abbiamo visto anche ieri sera, cioè se una squadra come l'Atalanta dopo 20 minuti vince 3-0 contro il Torino, chiudere la partita sul 3-3 rischiando anche di perderla, perché il Torino fino all'ultimo non ha mollato, in conferenza stampa un allenatore serio, un allenatore maturo, un allenatore che sa di calcio, non si mette a dire, a recriminare tutto quello, basta che non si recrimina contro l'Atalanta. Cioè, assolutamente no, si può dare la colpa al campo, all'arbitro, a quello che vogliamo, però se stai vincendo 3-0 e a un certo punto stai sul 3-3, io una domanda me la faccio, ma me la faccio contro la mia squadra. Ecco, Gasperini questo non lo fa mai. Tornando alla Lazio di Simone Inzaghi, direttore, mi sembra molto importante la crescita nelle ultime settimane, in particolare dagli esterni della Lazio. Si parla spesso e volentieri di Manuel Lazzari e su questo noi ne siamo completamente contenti, lo seguiamo anche come Gazzetta Biancoceleste, ma se mi consenti, proprio con la tua presenza, visto che hai anche tu una testata giornalistica importante, poniamo anche l'accento e l'attenzione verso Adrian Marušić, perché è un ragazzo intanto umile, molto serio, e che in questa Lazio, in questi ultimi mesi, è cresciuto tantissimo. Assolutamente sì, perché finalmente lui sta facendo il suo gioco. Fino a qualche tempo fa Marušić restava soltanto sulla sua fascia e aveva anche difficoltà nel saltare l'uomo. Con un cambio di gestione da parte del gioco di Simone Inzaghi, adesso Marušić riesce a stare sulla sua fascia ma ad accentrarsi, cosa che, per ricollegarmi a quello che tu hai detto, faceva Murici per esempio nel Fenerbahce. Ecco, il gol avvenuto domenica scorsa contro l'Atalanta, appunto, è venuto da questa giocata, cioè è stato sulla fascia, si è accentrato, ha tirato. Sicuramente è un giocatore acquisito per la Lazio e credo, in base a quello che abbiamo visto nelle ultime settimane, che è un acquisto fondamentale per Inzaghi. Quanto può essere prezioso giocare per la Lazio da un punto di vista atletico con i suoi migliori interpreti una volta a settimana? Ma credo che, adesso speriamo che le statistiche mi diano ragione al termine di questa partita, ma in base a quello che abbiamo visto da prima del derby a domenica scorsa, a mio avviso è tornata la Lazio prima del lockdown, perché comunque sia le corde della Lazio sono proprio queste, cioè giocare una volta a settimana in questo momento non ce n'è per nessuno. Un posto per l'Europa che conta, a mio giudizio, è molto complicato per la Lazio in questa stagione acquisirlo, visto le concorrenti.
certamente resta il rammarico di quelle 5 sconfitte importanti nel girone di andata, ma adesso più che mai la Lazio non può perdere altre possibilità. Assolutamente, la Lazio deve assolutamente fare almeno minimo 40 punti nel girone di andata per tentare la possibilità, girone di ritorno, scusami, per tentare la possibilità di entrare in Champions League. Però come hai detto bene tu è difficile, perché comunque, voglio dire, in 7-8-9 punti si trovano 7-8 squadre, insomma, stanno tutte lì. Ancora ad oggi si parla di scudetto tra Milan e Inter, ma sinceramente nessuno può dire lo scudetto quest'anno a chi può andare, perché veramente è molto particolare. C'è una lotta veramente incredibile contro tante squadre. A chiudere ti ringrazio e ti mando subito a svolgere le tue funzioni professionali come sempre. Stefano, le difficoltà nella squadra di Di Francesco questa sera, una partita perché con le piccole, in particolare la Lazio, ha sempre avuto delle difficoltà. Sì, assolutamente sì, lo stesso Inzaghi ieri in conferenza stampa ha dichiarato sì, che è una partita difficile, ostica, è una partita molto delicata, anche perché il Cagliari, che è terz'ultima in classifica, in piena zona retrocessione, ha bisogno di punti. E lo stesso Di Francesco ieri in conferenza ha ribadito che oggi tecniche e tattiche non ci sono, cioè oggi bisogna vincere e basta. Ecco perché Inzaghi giustamente si sofferma perché il Cagliari non bada a spese oggi. La battuta o è una considerazione che possiamo noi tenere presente? Dice la Lazio gioca a 4 con la presenza di Pepe. Sì, gioca anche a 5, perché con questo nuovo modulo speculare nelle ultime settimane, visto anche domenica a Bergamo, e l'ho visto veramente bene, dove praticamente si abbassa Marusic e poi con il subentro anche di Musacchio, la Lazio riesce a giocare dietro in 4-3 ogni volta che si abbassa la squadra. E poi, ragazzi, lasciamelo dire Massimiliano, la Lazio credo che ha acquistato in questo momento il miglior portiere in Europa e non solo. A chiudere ti ringrazio immensamente, direttore. Ieri tu eri qui come Sport Press 24 per la partita di Bergamo. Mi parlavi del campo. Quali sono le tue impressioni oggi, vederlo qui in presa diretta, a differenza di ieri? Ma sicuramente hanno fatto un grande lavoro, hanno lavorato tutta questa notte, i giardinieri e tutti gli addetti ai lavori qui del CONI. Hanno fatto un grande lavoro, perché io ieri ho visto lo stadio al termine della partita, i ragazzi, era, ti ho chiamato, te l'ho detto subito, sembrava un campo di patate. Diciamo, non è al massimo, perché si vedono delle zone più scure, no? Lì è praticamente dove le zolle si sono alzate. Però l'intervento. Hanno fatto sicuramente un grande lavoro. Non lavorato tutta stanotte fino a questa mattina. Noi ringraziamo il direttore di Sport per essere 24, Stefano Grezzi. Appuntamento alle prossime. Ciao Massimiliano, buonasera a tutti. Grazie.